Diciamo di dire che comunque l'opinione pubblica non crede a questa versione. La maggior parte delle persone non credono che poi sia andata proprio così. Lei cosa ne pensa a proposito? Ma io ho constatato che tra l'opinione pubblica, specie tra i più giovani che hanno di seconda mano i racconti, Pacciani è rimasto un po' il mostro, in maniera del tutto ingiustificata, o perlomeno giustificata dal fatto che i suoi presunti complici furono condannati e quindi se i complici sono condannati anche lui è colpevole, ma questo non trova riscontro. Per chi conosce appena un po' meglio la storia, nessuno crede a questa ipotesi perché Pacciani va bene assolto, ma soprattutto i cosiddetti complici, i cosiddetti compagni di merenda sono personaggi del tutto incredibili in quel ruolo, erano i cosiddetti grulli del villaggio, usando termini l'espressione toscana, erano personaggi del tutto incapaci di fare quelle cose lì. Ecco, perché la storia del mostro di Firenze appassiona così tanta gente e comunque è così intrigante a livello di... Cioè, una storia va avanti da 40 anni più. Ma ci sono tante, non lo so, è difficile dire. Io un po' faccio il paragone, anche se poi ci sono tantissime diversità. Faccio un po' il parallelo con Jack lo squartatore a Londra, di cui si parla ancora. Poi Jack fece meno vittime del mostro di Firenze. Ma io credo che proprio una delle cause è stato le indagini sbagliate. Anche fatti in buona fede, per carità, non sto dicendo sbagliate, che hanno portato a crescere ipotesi assurde. A un certo momento circolava, senza che ce ne fosse, per carità, nessun riscontro tra gli inquirenti, ma l'opinione pubblica a Firenze era convinto che il mostro fosse un personaggio intelligentissimo, che vivesse in un castello nei paraggi, tanto che un povero principe ucciso in un incidente di caccia fu subito detto era lui il mostro. Ecco, immaginavano questo personaggio, una specie di Dracula che, di mente superiore. E tutto questo ha alimentato le ipotesi più incredibili fino al fatto, e un'altra cosa vorrei dire, avendo vissuto quegli anni, che esistono da qualche parte nelle questure, in procura, armadi interi di denunce anonime, alcune fatte senz'altro in buona fede, ma tante in malafede, che hanno rivelato un lato buio di Firenze e in cui ciascuno ha il suo mostro, tanti hanno un mostro. Ecco, proprio questa è la caratterizzazione della storia, che ognuno ha il suo mostro. Allora, Dolci colline di sangue, un libro uscito in Italia nel 2006 che però ha avuto, diciamo, dei problemi. Ha avuto una vita molto difficile. Innanzitutto va detto che è uscito nell'aprile del 2006, quando io ero ospite delle Patrie Galere in Italia e curiosamente arrestato pochi giorni prima dell'uscita di questo libro. Non so se ci sono connessioni, ma è lecito sospettarlo. L'editore, secondo alcuni, sarebbe stato un colpo di fortuna, una cosa del genere, perché poteva benissimo avere della pubblicità gratuita dappertutto, ma l'editore preferì addirittura fare rientrare le copie che aveva già dato ai giornali per la recensione perché non se ne parlasse. Il libro è stato poi 2 anni dopo pubblicato in America, più ampio perché nel frattempo erano successe tante altre cose. Lì ha avuto un successo enorme, grazie al cielo ha 18 traduzioni all'estero, siamo stati 14 settimane nella bestseller list del New York Times. E qui in Italia però l'editore non lo ristampa e non lo ripubblica. E soprattutto non è una versione aggiornata. Non è più una versione aggiornata, mentre ovunque è stato pubblicato all'estero questo libro, io sono stato in galera, io sono stato scagionato, sono successe tante altre cose, per un lettore italiano io non sono mai stato in galera, finisce con la mia prima perquisizione e punto. Ricordiamo tutto questo per un'accusa, diciamo, di depistaggio. Sì, io ho ripreso io e Douglas Preston, l'autore, non è che ci siamo inventati una pista alternativa, abbiamo semplicemente ripreso la pista abbandonata dai carabinieri nell'88 e l'abbiamo continuata, non senza l'aiuto di qualche carabiniere, per carità. E secondo un magistrato di Perugia e un commissario di polizia, l'aver riproposto con articoli e trasmissioni televisive una tesi diversa da quella ufficiale
avrebbe costituito depistaggio da meritare la galera. Allora, facciamo un passo indietro. Cosa non è stato fatto negli anni Ottanta, cioè, dagli inquirenti, che poteva essere fatto, diciamo, meglio come indagini? Non è stato fatto niente di quello che oggi noi chiamiamo un'indagine minimamente da polizia scientifica, non per cattiva volontà, proprio io credo che non avessero la cultura di polizia, forse neanche i mezzi, a parte essere stati tutti noi cronisti sulle scene dei delitti. Ma vorrei ricordare una cosa che è significativa ed emblematica: non è mai stato preso il gruppo sanguigno di una vittima. Basti dire questo per capire come sono state fatte le indagini. Un'ultima domanda: come si è immaginato, come si immagina questo individuo, questo omicida, come se l'è immaginato, che persona? Io penso che rispondo con le parole di un sardo che fu arrestato come mostro, che alla sua scarcerazione gli posi questa stessa domanda e che secondo me lui sapeva chi era il mostro e mi rispose così, detto da un sardo ignorante, eccetera, è abbastanza sorprendente. È qualcuno che sa ben muoversi in campagna di notte, qualcuno che sa ben usare il coltello, ma soprattutto è qualcuno che da piccolo ha molto sofferto. Ringraziamo Mario.